Chiara, cos'è che ho visto? Chiara, 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 questa è l'istanza, questa è l'istanza, scappa, scappa. No, Chiara, no, no, non si può fare niente. No, Chiara, 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 no, 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 Dennis, siamo. dietro di te! Chi? Chiara, cos'è? Chiara, Non lo Chiara, so! scappa, scappa. No, Chiara, Via, via, Chiara, via! Chiara, 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 no, no, Dennis, no, no, mi sta picchiando. devi No, no, venire no, qua, non si cosa fai? può, non si può picchiare, non si può picchiare. Perché non si può picchiare? Hai visto Non lo cos'era so! quello? Ma quello è Lies in the Dark, no? Sì, è in Lies in the Dark, vieni da questa parte, ma ti ricordi la scorsa volta? La scorsa volta avevamo visto il Bigfoot, adesso c'è di nuovo Lies in the Dark, ma com'è possibile? Oh mio Dio, allora in questo Ma mondo non è capita. normale sta cosa, eh? No, perché in questo mondo capitano sempre cose troppo strane. Allora vieni qua, dobbiamo nasconderci in un edificio, Chiara. Dobbiamo Noi, proteggerci. in teoria noi eravamo illuminati, no? In che senso? Noi avevamo le torce in mano, comunque c'era luce nella stanza. Sì? Non doveva essere là. Infatti, Ah, è vero. Ma hai visto anche che non riuscivo a colpirlo questo Eyes in the Dark? di solito si possono colpire. E come mai adesso non si. No, no, per favore. Allora, questi SCP sono modificati. Hanno qualcosa di strano questo tipo di SCP speciale, effettivamente. Perché sembrano Infatti. degli SCP speciali. Comunque, troviamo un posto prima che ne arrivino degli altri di Eyes in the Dark. Mi raccomando, In teoria, metti. però, dovrebbe esserci solo lui, no? Eh sì. Non No. l'abbiamo ucciso noi. In teoria, in realtà io non so come funziona esattamente perché, boh, cioè, questo mondo è pieno di SCP. Comunque, mi raccomando, metti le torce tu, Chiara, perché ovviamente deve essere illuminato e tutto Sì. quanto. Senti, proviamo ad entrare, diciamo, abusivamente da questa parte perché è sicuramente meglio così. Ok, Andiamo, dai. forza, troviamo un posto più sicuro perché altrimenti. Spacchiamo un piccone. Ok, usa il piccone, anch'io ce l'ho in realtà. Brava. Comunque, Chiara, come dicevi tu, Lies in the Dark può stare solo nel buio. Come mai lui stava. Oh, cos'è? Oh, Chiara! Cos'è questo? No, Chiara. No, Chiara, Dai, Chiara. l'old man! Cosa sta facendo? Chiara, cos'è? Cos'è che ci ha È dato? un libro, prendilo. Dentro questa cella troverete le risposte che vi servono. Ma Cioè, l'old man? c'è scritto così. L'old man ha scritto che dentro questa cella troveremo le risposte che ci servono. Ora, io non so cosa pensare perché adesso veramente, cioè, già la cosa con il Bigfoot era una cosa troppo incredibile. Cioè, io non ho proprio le parole per descriverla. Immagini, cioè, questo Infatti. old man che si mette pure a dirci le cose, che troveremo le risposte. Ok, vabbè, proviamo ad entrare dentro questa cella, cosa vuoi che ti dica? Ecco, questa è la cella però del 280, che è appunto Lies in the Dark, che lui Sì. può stare nel buio. Ed è meglio non mettergli la torcia qua, se no altrimenti poi dopo lui impazzisce. Dopo scappa. E due in Esatto, giro. Proprio no, già ne basta uno. poi qua ci sono una serie di batterie. Tu, Chiara, controlla un po' dappertutto. Ah, qua ci sono Ok. altre cose, altre torce. Ok, abbiamo un sacco di torce Visore comunque. notturno. Visore. Oh, buono, buono. Beh, prendiamo tutto. Anche i giubbotti antiproiettili, penso si chiamino. Sì, Allora, buoni. senti, indossiamoli perché sennò è cioè, meglio così. Tieni, indossa. Ok, Ok, grazie. Finisco di guardare. ok. Dennis, ma ho Cosa? trovato un altro libro. Cos'è che hai trovato? Un libro, tieni, leggilo tu, non lo so. Ah, ok, vediamo. SCP-280 è molto pericoloso perché dalle ricerche che ho fatto personalmente sono giunto alla conclusione che per sconfiggere questa istanza serva trovare una spada rotta. Un vecchietto mi ha detto che la spada si chiama Telekill e che si trova sotto un grande albero fuori dalla città. Ma non so se credergli, sembrava strano e sinceramente non sembrava nemmeno tanto umano. Dottor G. asterisco asterisco. Quindi, se ho capito bene, questo dottor G, chiamiamolo dottor G, ha trovato questa ricerca, ha fatto una ricerca e ha trovato un qualcosa, diciamo un indizio della spada rotta. E lui stava chiaramente parlando della Telekill. Della Infatti, il vecchietto gli parlava della Telekill. Gli ha detto che si chiama Telekill. Questo vecchietto ora, che collegamento ha con questo dottore? Perché il vecchietto si tratta, secondo me, dell'old man. dell'Old Man. Per forza, E per cioè, non forza. è che ci teletrasporta qua l'Old Man e poi, cioè, troviamo questo coso e c'è scritto, cioè, si riferiva per forza all'Old Man, questo qua. Forse non conoscevo questo SCP, il dottore. Però sicuramente. Forse non c'era nemmeno quando lui faceva la ricerca. Non lo so. Tu Non cosa lo ne so. pensi? Ma sinceramente non ne ho idea perché un dottore che scrive questo libro
L'Oldman gli ha detto la telechirrotta. Non lo so, non ha molto senso. Ma infatti non ha senso, ma tutto quanto non ha senso, nemmeno nello scorso episodio non aveva senso, non lo so. È tutto quanto troppo strano. Comunque qua c'è troppo buio davvero. E in teoria qua ci dovrebbe essere, esatto, ci dovrebbe essere Lies in the Dark. Allora, questo al quanto ho capito, questo è, non è l'istanza, cioè nel senso questo è l'SCP-280 vero. Infatti se entriamo lì dentro mi sa che ci uccide, quindi evitiamo di farlo. Evitiamo, evitiamo. L'istanza invece è quella là che abbiamo visto prima? Ma cosa ci faceva nel palazzo, scusa Chiara? Ma come ha fatto a scappare più che altro? Perché doveva essere Esatto. insieme all'SCP, no? Esatto. Cioè, a parte che quel palazzo era tipo la nostra, diciamo, la nostra base. Appunto, l'altra volta non c'era, prima non c'era. Esatto, non c'è. Infatti adesso è entrato. Poi qua cos'è che c'è? Ah, qua si scende. Ok, Questo credo fosse un ascensore. vedi? Ok. Eh sì, perché vedi che sembra, ci sono pure tutte le lucine. E Comunque. se l'Oldman fosse diventato Apollyon? Ecco, anche questo può essere, anche questo può essere. Ma allora scusami, l'istanza dell'SCP-280, allora forse anche quella è diventata Apollyon in qualche... Non so, è tutto Ma troppo non so perché strano. comunque l'SCP era Keter. Il Esatto. cartello era Keter. Appunto... No, perché quello è l'SCP normale, infatti, vedi, era Keter, però forse lui parlava di quell'istanza che avevamo noi nel palazzo, capito? Ok. E se ci fosse la cella anche di quello? Ecco, può essere che ci sia la cella. Fra l'altro, questo dottore parlava di fuori della città, che ci deve essere qualcosa fuori dalla città, quindi fuori probabilmente da questa città, che non lo so, tipo la telekill, forse troveremo la telekill, e forse là troveremo anche la cella dell'istanza di SCP-280, può essere. Speriamo. Ma Chiara, come mai l'Old Man ci sta aiutando? Cioè, in teoria, se ci pensi, dovrebbe essere cattivo l'Old Man, perché invece... Infatti, dovrebbe mandarci una sveglia. Oh, oh, Oddio! Chiara, ho cecità, perché ho Oddio! cecità? Non vedo niente. Sì, Chiara, Che è c'è là, invece? Chiara, guarda. Oddio! È sempre l'Old Man, aspetta, non scappiamo per ora. Se vediamo che è troppo strano ce ne andiamo, ok? Però intanto stiamo attenti, ok? Stiamo sempre attenti. Però allora, non andiamo sulla difensiva, ok? Cos'è che vuole fare? Ok, Si sta niente, no, avvicinando. ok, andiamo. Sì, perché poi l'Oldman è lento. Sì, esatto, ma no, vabbè, andiamocene, veloce. Via, via, via. Non so, ma poi, cioè, non capisco perché, perché così? Cioè, come mai? Veramente, non, Ma è infatti troppo c'è stato un strano. libro. Poi ci ha teletrasportati. No, e la Chiara, no, mi sta mettendo ansia. E poi forse qua finisce il tutto, cioè, finisce la città, a quanto vedo. Ah, e quindi potrebbe essere tipo verso di là la spara di telekill. Non sappiamo perché, cioè, la città in teoria finisce in tutte le direzioni. Ah, è vero. Dovremmo visitare. Non so, è troppo strano. Oh, Chiara, ho paranoia. paranoia. Sì, anch'io. Forse di nuovo l'effetto dell'SCP, quello là, dell'Old Man, sì. Allora, non so, questo ponte dov'è che conduce comunque? Forse è Perché... un'altra parte della città. Sì, vedi là che finisce là da quella parte, ok, no. Però dall'altra parte, non so, anche questa città è troppo strana perché non... Chiara, cos'è che ho visto? Chiara, questa è l'istanza, scappa, no, Chiara, no, non si può fare niente, no, Chiara, no, Via, siamo via, in, via, no, via. siamo in Che trappola, Chiara, no, dobbiamo fare qualcosa, sennò questo è più veloce di noi, Chiara, cos'è che facciamo? facciamo? Cosa facciamo? Senti, vieni qua, veloce, andiamo, no, perché sennò è troppo pericoloso, forza, vieni, da questa parte, no, cosa sto Non facendo riesco a pure io, salire. mannaggia me, ok, Vai, vieni, vai, vai, buttati sono da, qua. no, Vieni, ok, brava, vieni, vieni. Ti aiuto. no! No, aiuto! Ok, tranquilli. A chi sto dicendo tranquilli? Mi sto impappinando, aiuto! Forza, veloce, andiamo! Ce la fai, Chiara? Ci sei? Ci Dov'è? sono, ci È ancora sono. dietro? Ok, non sembra più essere dietro. No, andiamo in un palazzo. No, però non si può vivere, non si può vivere in questo mondo! Accidenti! È troppo difficile! Perché ci sono questi SCP che ci rincorrono? Cosa vogliono da noi? E poi dove sono finiti tutti? Porca miseria! Ma sono scappati, forse sapevano già di questi SCP. Ti blocco l'entrata. Può essere, sì, bravo. Non so se serve a qualcosa, ma è sempre meglio metterci qualcosa piuttosto che stare senza niente. Saliamo qua perché può darsi che qua non arrivi a... Vediamo.
non lo so, ad ucciderci a questo punto, non so cosa dire, cioè, veramente, questo SCP è veramente troppo, troppo difficile, troppo strano, perché gli SCP ora prendono vita da soli? Adesso magari ci manca solo che ce lo vediamo di fronte alla finestra, Mamma mia, no? Che tipo ci sta perfetto. cercando? No, per favore, no, 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 mi sto inquietando, per favore. Pure io, ti pare? Guarda che non sei l'unica, cara. Ah, Chiara, senti, non è l'ora di litigare, comunque. Sì, ma è colpa tua se ora ci seguono tutti gli SCP. E l'altra volta quello, perché siamo venuti nella cella. E ora pure questo, perché Colpa siamo mia? venuti No, qui. allora, colpa mia. Io questo non lo accetto, non lo accetto. Come può essere colpa mia se degli SCP prendono vita diciamo, da soli? E c'è l'Holmen, no? Che viene tutto quanto così, no? Che fa le cose. E poi dopo c'è l'istanza di SCP-2280, quello che fa anche lui altre cose brutte. Non è normale, ok? Non è normale, sicuramente non può essere colpa mia questa cosa. Perché? Ok, ma allora perché entriamo ancora in questo mondo? Perché voglio capire, ok? Voglio capire. Poi comunque i ragazzi ci guardano, quindi è bello cercare di portare anche di far vedere ai ragazzi quello che succede, le cose strane che succedono in questo mondo. Perché accipicchia. Non è normale che ci siano queste cose. E voglio che lo sappiano tutti. Io ne sono orgoglioso. Qua ci sono i bagni. Chi vuole i bagni? Ma Dai in bagno. ti sembra il momento di scherzare? Cioè, abbiamo un Old Man e un SCP che ci stanno inseguendo. E tu mi dici di stare in bagno. Almeno non ci prende, no? Non ci trova. No, non funziona così. Comunque siamo nascosti abbastanza, secondo me. Ora direi di dormire qua per. Chiara, Chiara, Chiara è qua. Cosa, cosa, cosa? Chiara è qua. Dove? Chiara, Chiara, Dove? scappa, 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 scappa. Ma Veloce, dov'è? veloce, buttati, buttati, buttati!